Secondo E me è quindi così. Rick, sei pronto per la nostra rivincita? Sì, e questa volta. No, non voglio dire che è peggio così, non si può perché può sempre andare peggio. Quanto Può sempre andare stiamo? peggio. 4-2? Vabbè, se vogliamo contare le best of 3, siamo pa a parità Siamo a adesso. parità, dai, Se contiamo vogliamo le best contare le of best 3. of 3, Dai, contiamo va le best. bene. Siamo pronti? E Si spina buona la ruota? fortuna Si va! e a tra poco. Tra poco. Signori, siamo pronti, la ruota della fortuna di questo nuovo episodio di Hellfire vs. Fioric sarà lo Spellcaster Judgment! Ci piace lo Spellcaster Judgment. Va bene, nel senso, non è male, ragazzi, secondo me si può fare qualcosa di carino. Di sicuro peggio di quello che ho uscito l'altra volta non ci uscirà. Stiamo proprio guardando le carte OG più G che non si può. E il secondo deck della nostra sfida sarà... No, 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 no! Dragon's Roar! Che palle. Vabbè. Niente. Dragons. No, aggiunti preferiti, no, grazie. Niente, ragazzi, andiamo a montare i deck e vediamo cosa viene fuori. Però Dragon's Roar abbiamo visto che c'è proprio schifo. Vabbè, vabbè. Siamo tornati bambini con il Dragonair Occhi Rossi metallizzato. E qua il nostro mago nero versione diversa. Vediamo cosa riusciamo a creare. Io, per quanto questa carta sia molto bella e mi ricordi il mio passato, non possiamo metterla, cioè dovete tributare il mago nero. Così come il drago armato, cioè. 3, 5, sì, ci stanno, però il Dragonair Occhi Rossi, ragazzi, metallico, richiede di avere il Dragonair e tributarlo. Cioè, è troppo situazionale, non le evocherò mai, quindi nonostante sia molto bella, non la metterò. Come prima, diciamo, idea, già questo non è male. Sono 50 carte, ovviamente, ora decidiamo di toglierne qualcuna, però Draghi e Spellcaster non è male come coppia, ci sta. Ok, deck pronto, lo chiamiamo Dragon Spell Caster. Secondo me mi è venuto un bel deck. Questo qua, ragazzi, ci sta. Non ha troppi mostri che spaccano, però abbiamo il Chaos Sorcerer, che è un po' difficile da evocare. Comunque, mostri luce ne abbiamo, anche oscurità ne abbiamo. Però, sì, no, insomma, non sono troppi. Poi ci sono i draghi armati, abbiamo anche questa qua, se vogliamo provare a fare un tributo una volta ogni morte di Papa. Molte spaccamagie. Mi è venuto un bel deck. Questo qua mi piace. Secondo me abbiamo buona possibilità di portarci in vantaggio con Rick. Siamo pronti? Secondo me questa qua sarà una bella partita. Che ne sai? Magari il mio deck fa schifo. Ma come fa schifo? Dai, cioè, metti sempre le mani avanti ultimamente, sergente. Dopo, Scusa. appena vedrai che carte ci sono. Ah, guarda, sono pronto e Vabbè, sono già dentro la sono lobby. E dentro. ho già addirittura cambiato il nome del deck. Siamo Va pronti. bene. Siamo Andiamo. prontissimi. Andiamo. Che la Andiamo, fortuna ragazzi. sia con me. Che ne avrò bisogno. Oh, Dovremmo questo è far un buon fare dopo, alla inizio. fine della serie, facciamo fare ai Sì? ragazzi la tier list dal peggiore al migliore dei deck che abbiamo Per creato. adesso il deck migliore è stato il mio dell'altra volta, Draghi con i guerrieri. Ma Draghi guerrieri, sì. semplicemente perché i guerrieri erano sbroccati. Eh beh, ma certo. Bene, inizio io? Devi passare. Ah. Inizio io nel senso, inizio a Nel senso che passi. passare. Esatto, Esatto. inizia e passi. Inizio a passare. Oh. Ho una mano carina. Una mano molto carina. Dato che vorrei poter dire lo stesso. Cadsetto. Dai, niente da. Va bene, dammi mo il cuore delle carte. Inizia a urlare, tanti che cazzo hai pescato? Non di l'uomo. Ti faccio vedere cosa ho pescato. Guarda qua cosa ti faccio vedere. Bellissimo. Photogrid. Sembra molto forte come carta. Ok. Sì, effettivamente è molto forte. Ti faccio vedere anche questa. Guarda qua. Abbiamo capito dove è uscita la pot. Ah-ha! Interessante. Ok. Interessante. Bene. Bene, e cosa intendi fare con quella roba coperta? Con Non ho nessuna cosa coperta, io ho tutto in mano. quella
con quella cosa scoperta. Ma io penso setterò un'altra carta, dai, e setterò che... una carta e passo. Okay, va bene, vediamo un po' cosa sai fare, dai. Fammi vedere un po'. Doro! Ok, questo è bello. Allora, io posiziono un mostro coperto in posizione di difesa e parto nella battaglia della fase. No, ti prego, no, sì, sì. No! No! La roccia! Sono di nuovo, sono tornate! Sono tornate le rocce! Rocce dra... no, rocce spellcaster. Esatto. Rocce spellcaster non ti è andata male. Poteva... beh, oddio, le rocce non vanno neanche troppo bene, diciamo. No, no, però se le supporti con le carte buone hanno delle... sono scomode da gestire alcune rocce. Dopotutto le rocce sono rocce. Le rocce sono forti. Oddio, non lo so. Carta coperta. Probabilmente sarà un recruiter. Certo che è un recruiter. Dai, nobiluomalo. Recruiter di merda. Giocati il nobiluomo su questo mio recruiter. Mi gioco una spada rivelatrice. Ok. Vediamo cos'è. Questa sembra è brutta. Cioè, qui tu hai beccato due maghi della fede con Pot of Greed. Vabbè, meglio così non ti poteva andare. Questo dai. È un po' broken. Aia! Si è messi male, ragazzi. È già molto molto brutto per noi. Ok, allora penso che tu abbia effettivamente il mazzo più forte. Ma comunque entrambi ci è uscito di nuovo lo stesso mazzo. Sì. Incredibile. Cioè, di nuovo uscito lo stesso mazzo, incredibile. Niente, ragazzi, dobbiamo pensare bene. Qua c'ha già un miliardo di vantaggio carte, purtroppo. Aia. Adesso cosa vogliamo fare? Allora, io di sicuro gioco una carta forte. Fischiamo! Flip. Ok, allora io procederò a posizionare un mostro. Posso stare con 8 carte in mano? Assolutamente no. Allora siamo costretti. Non so quale fine dovresti tenere tutte ste carte in mano. 7 probabilmente era il massimo, ragazzi, se non ricordo. 7, giusto, Rick? Chissà. Chissà, non te lo dico. Così impari. Dovevi scoprire da solo. Quando eri piccolo non te lo dicevano. No, non me lo dicevano, tenevo 10 carte in mano quando ero piccolo. Lo so. Va ma bene, comunque dai. 6. 6, vedi che ho fatto bene a tenerne 6. Spacchiamo qualcosa. Quale spacchi delle due? Ah! Boh, la prima che hai settato. La prima che ho settato, va bene. Pesco! Ti sei liberato di Burial. E non è Pot of Greed, ma almeno pesco anch'io. Ah, beh, effettivamente sì. Quella libreria può diventare molto problematica. Dunque, da che io ricordi, tu non hai sicuramente... non c'è torrenziale in quei mazzi. Ah. Quindi non ho paura di torrenziale. No, inutile fai hallo, so che non c'è. Sei sicuro? Sto Rick, pensando... che non ci sia? No, lo so che non c'è. Sei davvero sicuro? A che percentuale lo chiamo sei lo sicuro? Skilled. 100%? Al 200%. Io non ce l'avevo torrenziale quando ho giocato i draghi. Vediamo se l'altro mago della fede almeno ce lo togliamo dalle palle, tanto non ci posso far niente a riguardo. Pesca 1000 carte. Posso solo sperare che tu abbia buildato male il mazzo. Vabbè. It's fine. Siamo pronti, ragazzi. Allora. Posso sempre vincere dei deck out. Alla fine il mazzo delle rocce ha un sacco di carte difensive, se ci pensate. Io vado così. Ok. Il drago Armando. Drago Armando Maradona. Addios. Perfetto. Vabbè. In realtà è un trade che mi va bene. Ha fatto il suo vantaggio questa. Ah, sì?
Ah, c'è anche un mostro grosso in mano. Beh, grosso. Ah, un altro, uno skillet anche te. Basta alla pari. Sì, basta alla pari. E direi che possiamo passare. Perché le spade ancora rompono le scatole. Eh sì. Sono quelle... Posso chiuderti in sto turno? Attenzione, fammi vedere un attimo. In che senso puoi chiudermi sto turno? Attenzione! In che senso? No, non posso. Come fai a chiudermi sto turno? Sapessi. Come fai a chiudermi sto turno? È impossibile. Come ma è impossibile che puoi chiudermi sto turno. 4.002. Se hai avuto una carta in più potevo. Ma tu sapessi, guarda che qua non stiamo non si scherza mica. Ah, no, non si scherza, no. Allora, direi che... sì, rischiavo di chiuderti sto turno, ti dico solo questo. Ma come? Porca miseria, davvero non riesco... no, sono troppi. Devo fare così, così, per fare così... No, 2003... 3003, 4002, se... no, non riesco. Va bene. Elfi gemelli. Elfi gemelli? Tutto qua quello che sai fare? Assolutamente no. È ora delle cosa? Bombe. Beh, ce l'hai anche te, quindi stupisce il giusto. Ok. Tonk! Questo è grosso, Perché l'hai messo in difesa? Effettivamente non c'è Mirror Force. Vabbè, la è, come si dice, memoria muscolare. Memoria muscolare, ok. Memoria muscolare. Va bene, ci sta. Tonk. Continua a flippare quel maledetto coso. Il cannone Moai. Fosse Dai. Stato Golem Center era anche una bella carta. Però almeno 2000 di difesa. Ok, allora, dato che è stato così gentile da farmela pescare, noi pot gridiamo. Poi andiamo così. Direi che possiamo fare così. E così. Ok. E arriva anche lui. Ha senso fare questa cosa? Oh, aspetta un attimo. C'è tributo in un deck, non è nelle rocce, non è negli spellcaster, quindi tributo non può aspetta. Essere. Ok. Faccio così ti rompe abbastanza i coglioni. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Quella è ceasefire, ragazzi, sicuro. Quella è ceasefire. Ma sai che non è brutto? Fatelo tornare in mano. No! Non è che non c'è la priority in questo gioco. Dai, eccoli. E adesso? Porca adesso sta lì. Porca troia. E adesso sta lì. E adesso sta no, lì. No, rega. No. Niente, devo spero fare... per te che tu abbia delle belle carte difensive. Oh, le. Va bene, dai, ci sta. Tutto sommato. Grazie, lo prendo volentieri. Basta. Ti prego, non... Maledette spade di merda, cazzo! No, non può finire così. 1.500, 1.900, 3.400, 4.400, 4.500, cazzo non c'ho la normal per chiuderti, purtroppo. Dai, ragazzi! C'è questo piccolo fattore. Dai, ragazzi. E anche se uso questa carta qua, no. Vabbè, e ne approfittiamo per inserire un po' di danni. It's fine. Tanto comunque tu l'oscurità al cimitero non ce l'hai e ti fa anche fatica mandarcelo, quindi direi che ora come ora stiamo così. Non mi lamento, ecco. Cuore delle carte, aiutami! Ma sai che in realtà sì, posso farlo. Ok, ragazzi, lo facciamo. Andiamo. Ah.
Ah, ok, dicevo che cazzo. Ma è luce quello. Lo so. Ma io non voglio fare quello per questo, ma per questo. Ah, il Chaos Command Magician, ok. E va bene. Così. No, le mie rocce. Lasciale lì le rocce. Lasciale lì le rocce. Ragazzi, abbiamo 300. Posso dire che sei un po' fesso. Perché se ti spaccavi il Twin Headed te lo revocavi in end. In difesa era meglio che niente. Ma chi? Se tu spaccavi il Twin Headed Behemoth. Sì. In end phase ti tornava. Ah, ok. Sì, hai ragione. Mannaggia. Vabbè. Vabbè, non mi serve. Ho comunque tracciato porca miseria. Points. Porca miseria. Porca miseria, dammi il mostro. No, porca troia, non ci... Vabbè, dammi il mostro. L'hai top beccata? Vabbè, avevo anche Boltex, quindi... Allora. Nonostante tre Pot of Greed l'abbiamo portato a casa, ragazzi. Il miracolo del profeta abbiamo fatto. Madonna. Vabbè. Quel compulso di che te l'ha rimandato in mano e non c'avevi il Dark, quanto è stato forte. Fin troppo, purtroppo. Quanto è stato forte. Niente, ci rifaremo alla seconda. Game 1 vinto io. Ci rifaremo alla seconda. Ridendo, esterminando le rocce, hanno fatto qualcosina, hai visto? Il compulso è del deck delle rocce. Mandami primo. Ti mando primo. Fa ridere che ho vinto con due mostri tuoi in campo. Hai una capacità di farmi... Vabbè. Passaggio. Dai. Vadi pure. Oh, sta mano è bruttina, devo dire, però. Anche la mia è molto brutta. Vediamo di rinforzarla. Sembra molto forte sta carta, è incredibile. Vero. Che forse stavolta se l'attivi quattro volte ce la fai. Dai mo. Ok. Boh, sarà un altro mago della fede, ma anche se fosse, cioè... chi se ne frega. Rattami tanto tutto. Ratton. Ah, un apprentice. Vabbè, sì, siamo lì, diciamo, ecco. Vabbè. Eccolo! Un bel mago della fede, ma c'è Pot al cimitero. Pensa a te, che incredibile. Visto? Che skill. Allora, questa non è male. Sembra quasi giocare al mio local di GOT. Cioè... io in tutto ciò avevo una carta che non potevo craftare, comunque. Vuoi sapere sta cosa? Ah, sì? Sì. Qual era? Io non... ultima offerta. Non era craftata. C'è proprio scritto non puoi craftare questa carta. E non so il perché, sinceramente. Qui ragazzi... Ragazzi, non mi dire che sei in difficoltà con 15 carte. No, non sono in difficoltà con 15 carte. Sei in difficoltà sulla scelta di cosa giocare. Esatto. Del resto ce n'è così. Guarda cosa ti faccio. Pam! Wow! Mettilo. Come faccio adesso? Visto che paura. Sì. E adesso io direi di fare... fammi pensare. Sì, facciamo così. What? Sì. Sei convinto di questa scelta? Sì, che non sì. È proprio bellissima. Trasta. Okay. Mi stai prendendo un recruiter. Tranquillo. È tutto, cioè, è tutto nella mia strategia. Se tutto va bene. Ok, ho preso il recruiter. So che quando muore poi ti arriva a te, ma tranquillo, è tutto sotto controllo. Vabbè, chiaramente avrei delle cose difensive. Certo, ne ho un sacco, tantissime. Dai, gioca quel tifone o quella tempesta, su. È una rischiata... cioè, un rischio abbastanza grande quello che ho fatto, ma se tutto va bene... Ah, io posso far solo questo. Perfetto. Non ho altre carte. E quindi... allora, vedete ragazzi che ho fatto bene. Vabbè, ci sta. Vedete che ho fatto bene. Perché qua ragazzi, il prossimo turno gli tiriamo una spiallata di danni che probabilmente chiudo la partita.
Chiaro, c'era qualcosa del genere. Questa tattica si basa tutto, cioè, si basa tutto sul non ho nessuna carta decente per rispondere alla giocata. Visto? Mi piace. Visto che è un bel modo di vederla. Un bel modo di vederla. Ammettilo. Allora, facciamo un po' così, va? Ti faccio vedere il mio draghetto evoluto. Ti piace? Il mio Armored Dragon. Ti faccio vedere anche una bella carta. Guarda qua. Oh! Vabbè. Era lì. E adesso cosa facciamo? Facciamo questo ora. Guarda che tattica che tiro fuori. Non lo faccio entrare. Nella mia mano avevo di nuovo il cannone intercettazione. Da lì ho capito che era finita la partita. Quando vedi che il mostro più forte a tua mano è il cannone di intercettazione, capisci che è giunto il momento di andare alla prossima. Go next e basta. Dai. Cioè, c'era veramente poco che potessi fare in quello spot. Però va bene, ce la giochiamo a game 3 dove ce vado la giochiamo, prima. Ce la giochiamo a game 3. Magari, statisticamente... Magari questa volta non parti con pot, muffin to pot. E magari, cioè, dici una... Sono due carte specifiche su 40. Magari è la volta buona. Il deck in maniera... Ci hai messo letteralmente Pot of Greed e i maghi della fede con gli apprentice. Oh, Rick, è tutta skill questa, cioè... Beh, sai che... Hai una buona mano? Ma adesso, buona è un parolone. Cioè, col mio mazzo è difficile decretare qual è una buona mano. Ho una mano che può essere accettabile, ecco. Una mano accettabile, ma potrei dire che anche io ho una mano accettabile. Pensa che pescare pot nelle eccoli. Sai quant'è? È 12% di possibilità di pescare nell'opening end. Tu l'hai fatto per 3 partite di fila. Quindi esponenzialmente. E quindi fatti i calcoli, non lo so, fatti i calcoli. 12% per 3 game di fila. Ah, guarda un po' che cosa ti faccio vedere. Sì. Ah, attacca. Te lo faccio vedere io. Mannaggia il ratto. Il ratto! Va allora, bene. Allora, che cazzo ratto. Ci prendiamo qua? Prendiamo un altro bel ratto. Prendiamo un altro ratto. Prendiamo un altro ratto. Tanto. Prendi un altro ratto. È qui. Il ecco, solo sta guarda, facendo essendo passo. Un ratto. Vai. Non è orribile, devo dire. Però il 21-0 con le ruspe non so se riuscirò mai a... Mi ricordo manco più come si fanno quelle combo. C'ho anch'io il Chaos Command Magician. Non se c'è di nuovo il cilindro. Certo che c'è. Tanto so sempre quelle due carte che è sempre nelle prime 6, ci sta. La mano scriptata un po' sì, cioè mi sembra scriptata. Che sia cioè mi sembra tu abbia la stessa mano di prima, non capisco. No, non c'è il mago della fede questa volta, insomma. Vabbè, oh, magari l'ho pescato adesso. Ah sì? Certo. Vediamo. Io non ci credo. No, non ci guadagno niente. Vabbè, uno per uno non fa male a nessuno. Ok, dai. Senti, io sono costretto a fare così. Mi chiudi. Ah, si è messi proprio male qua. Allora si è messi proprio male. Sì, purtroppo si è messi male. Si è messi proprio male qua. E allora... Breaker! Questa è una carta molto forte. Sponk! Molto bene. Nobiluomo! No! È finita per te! No! Chiudo il mazzo. È finita per te, no! Non la recuperi più no! adesso. No, cazzo! Non la recuperi no! più. No. Chaos Command e Breaker. Non lo sapevo all'attacco. Che dovevo giocare già attorno, non lo sapevo. All'attacco, vedi, non hai accettato il bait. Lo perché sapevo, tanto detto è scontato sapevo. Che non c'è. E il nobiluomo c'era. Era lì che attendeva. Era lì che attendeva. Porca di quella vacca.
Ah, un bel 1009 vedo. Porca bene. Di quella vacca. Porca di quella vacca, porca di quella vacca. Si è messi male qua, mi sa. Porca si è messi un po' male. Porca di quella vacca, cazzo. Si è messi un pochino male qua. Dai, allora, dubitare. Ma sai, quasi quasi. Allora, intanto ti distruggiamo sto coso qua. Porca vacca. E poi settiamo un bel mostriciattolo. Porca vacca. Luce oscurità al cimitero non li abbiamo, quindi bene. Ragazzi, porca miseria, questo sei grosso. Porca miseria, porca miseria. No! No! Porca miseria, sei grosso. No! È enorme. No! È enorme. E per il disrespect ti becchi anche Medusa Worm. All'attacco, ragazzi. Finitelo. Finitelo. Maledetto. Medusa Worm attacca. E giga. Niente. Hai attivato 6 pot of grid in 3 partite. Non sono bastate. Non sono bastate. Che imbarazzo. Vabbè. Io ne farei un'altra. Ce ne facciamo. Va bene, un'altra. C'è tempo. Vai, dai, sono carico. Mi sono piace. Sono carico, anche a me piace. Fanculo League of Legends stasera, non lo stream. 2-1 per te? Sì. 2-1. Sì, sì, sì. 2-1 per me.